Visita del prefetto Sabatino Marchione a Cuccaro Vetere per l'inaugurazione del convento restaurato di San Francesco, restituito alla fruizione della collettività. L'opera architettonica è un complesso monumentale risalente al XIV secolo. Devo dire che venire qui questa sera, meno male che il tempo è buono, in questo paese di cui ho sentito parlare molto, perché è un paese che ha delle caratteristiche, no? Di Vetere vuol dire antico, no? E poi la parola cucaro è cucuzzolo, vedi, mi sono informato. E oggi c'è questa inaugurazione a cui vengo molto volentieri. Sono molto felice di essere qui, mi avete accolto veramente in un modo meraviglioso. Grazie. Un'inaugurazione di un qualcosa di molto storico, proprio in un paese storico. Sì, devo dire che... E poi insomma un paese che non è grande, io non so quanti abitanti fa, 600? Ecco. E quindi rappresenta anche una cosa molto importante. Io non so quante altre costruzioni di pregio ci siano nel paese, anche se forse è stato conservato bene. Peccato che di notte vedo poco, magari ci tornerò di giorno la prossima volta. Le amministrazioni non hanno mai abbandonato l'idea, anche le amministrazioni che mi hanno preceduto, di cui poi io ho fatto già parte, non hanno mai abbandonato l'idea di recuperarlo. Per cui questo è un progetto che va avanti già dalla fine degli anni Ottanta, che va a completarsi adesso nel suo primo lotto, come dicevi tu, che ha previsto il recupero della chiesa e del campanile. Mentre stiamo progettando il recupero del chiostro e delle celle dei monaci, che poi diciamo porterebbe a completamento tutto l'impianto, tutto il complesso, che deve essere, io mi sforzo sempre di dirlo, una struttura al servizio del territorio, al servizio di quegli enti quali soprattutto il parco, che deve essere anche propulsore per la fruizione di queste bellezze che noi come comuni andiamo recuperando. Va detto pure che questo è stato recuperato con un pit parco, per cui il parco ha un ruolo importante nella valorizzazione di questi siti, attraverso quelle che sono le sue innumerevoli attività, che possono essere un poco delocalizzate un po' su tutto il territorio, soprattutto in queste strutture così belle e così importanti. Cosa si è deciso di farci per la fruizione di questa opera? Allora, questa nasce come una sala, innanzitutto come la nuova sala di rappresentanza del comune. Una sala di rappresentanza dove noi terremo anche i consigli comunali, ma può essere utilizzata per tutta una serie di attività che vanno dai convegni a incontri di formazione ad attività anche teatrali o concertistiche. Quindi sta adesso a noi immaginare un progetto di fruizione di questa struttura che io immagino, come ho già detto prima, di fare insieme agli enti comprensoriali per dare proprio un respiro comprensoriale alla struttura che io ritengo non sia solo di Cuccaro ma sia di tutto il territorio. Ma questo convento risale al 1333. E fu voluta da Ilaria di Lauria, che era la vedova di Enrico Sanseverino. Ilaria di Lauria fondò ben 7 conventi nel Cilento e uno a Tursi in Basilicata. Naturalmente il fatto che Ilaria di Lauria facesse parte del casato dei Sanseverino ha fatto sì che questo convento fosse il più importante tra i 7 fondati nella zona, tant'è che fu arricchito di molte, anche di alcune reliquie importanti, a cominciare dal Legno Santo che probabilmente è stato portato in Italia da Ruggero II Sanseverino, che era appunto il nonno del marito di Ilaria di Lauria. Questo spiega la presenza del Legno Santo qui a Cuccaro. È evidente che adesso, l'abbiamo detto più volte, perché proprio in questi giorni siamo impegnati nella nuova programmazione, l'abbiamo detto e predicato, anche se da quello che sto vedendo qui pira per le schede che stanno arrivando, il territorio non ha risposto proprio appieno a quello che erano adesso le dovrò verificare, però sono arrivate tantissime schede. Quello che era proprio uno delle
degli input che il Lande Parco aveva dato, cioè in questa nuova programmazione prioritariamente, e saranno valutati con una certa priorità, interventi che mettessero in rete, mettessero a regime tutto lo sforzo e l'investimento che è stato fatto nella vecchia programmazione, ovviamente affiancando a questo delle nuove realtà, ma prioritario dovrebbe essere adesso riuscire proprio ad utilizzare nel miglior modo possibile le strutture recuperate con la programmazione 2000-2006, onde evitare di costruire senza poi mettere a frutto tutto quello che è stato realizzato.